Miracolo italiano, miracolo. Radio 2, 11.36, Miracolo Italiano, siamo sì, tutti qua. Siamo tutti in diretta dalla nostra residenza estiva che Radio 2 ci ha messo a disposizione. Chicchissima. Per routine vogliamo che tutte le estati sia la stessa residenza, anzi da quest'anno vorrei sempre questa. D'accordo, se vediamo Fabio. È arrivata la nostra ospite. Benissimo. Ma anche lei immagino avrà una sua presentazione. Voilà. Un nuovo giorno è qui. Credo di essermi persa. Potreste dirmi dov'è Casa Giordano? Allora, Casa Giordano non è qui, ma noi abbiamo qui Nina Soldano. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a tutte e due. Aprite il microfono. Che emozione. Allora, al microfono spento, Fabio. Come? Al microfono spento. Al microfono spento? Sì. Apriamo anche il microfono. No, non è, è aperto, lei ci sente, noi vi sentiamo. Ah, benissimo. Sì, 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 sì. Ah, quindi non si è sentito? No, no. Si è sentito, dicono che si è sentito. No. Pazzo di Fabio? No, dice che non si sente niente del microfono della nostra Nina Soldano che è qui accanto a me. Tra parentesi vi voglio dire che è una bellissima donna. Eh sì, ma si veda. Vieni vicino al mio microfono, dai. Vieni qua. Guarda, così meglio siete di vicine. Così. Io me la sono chiamata in realtà. Oddio. Aiuto. Vieni eccola, qua. Ma la senti adesso? La sento, me la certo. Sono chiamata perché fino a 5 minuti fa ero distante da Fabio, ma siccome ho detto neanche pochi secondi fa che il mio miracolo di oggi, il mio miracolo italiano, è stare a fianco a Fabio. Pensa a te, Laura, tu tutti i giorni mi hai con te e non mi hai mai detto che sono il tuo miracolo italiano. Ho seguito ovunque. Sei una stalker. Sei una stalker. Sì, sì. Beh, stupendo, buona. No, ma parliamo allora, della sua carriera che ha fatto tantissime cose. Vabbè, tutti la ricorderanno e giustamente lei dice si parte sempre da lì, da certo. Arbore, da Arbore. Nel momento in cui tutti l'hanno notato. Che meraviglia però, iniziare con Arbore è sicuramente... Beh, è stato veramente un inizio doc, come si dice, perché insomma iniziare con un maestro del genere, insomma, non è da tutti. Piacerebbe a tutti. Piacerebbe a tutti e quindi io mi ricordo, insomma, le mie prime ansie, la mia prima emozione... Ma tu volevi fare questo di lavoro? Io fin da bambina sì, volevo fare questo. L'attrice? Ovviamente da bambina era un gioco, perché io a casa guardavo i film degli anni 50, pensa, e mi chiudevo in camera e davanti allo specchio ripetevo le battute. Che una routine anche quello, certo. Piuttosto mia madre si arrabbiava, diceva devi studiare, sai queste cose qua. Poi, ovviamente, crescendo dal gioco è diventata poi una passione vera. Siamo passati ai fotoromanzi, perché no, come... io ho iniziato con i fotoromanzi perché io sono una ex, come dire, ragazza di provincia, perché io ho vissuto a Riccione, quindi, insomma, la Mecca del divertimento. Nata in Puglia, poi partì. Nata a Pisa, in Toscana. Addirittura? Pensa, sì. Questo io mi sono cittadina del mondo. Brava, vedi? Ho vissuto anche in Africa tanti anni, sempre, penso, perché mio padre, insomma, pilota, istruttore di aerei militari. E via, in giro? Eravamo sempre in giro, quindi per me è stato una fortuna perché ho assorbito molto tra culture, colori, sapori, mentalità, quindi io sono, insomma, è stata veramente una mia fortuna. E quindi da Riccione, capisci bene Fabio, dove potevo andare? All'epoca si diceva, mi ricordo, sì, perché erano tanti anni sì. fa. No, ma nemmeno, allora, lo possiamo dire Laura, quanti sì. anni ha? Perché l'ha detto la grande Nina Soldano, ha solo 50 anni e ne dimostra molti di meno e ha fatto una vita da 75enne, vero, però tutte le cose che ha fatto. E allora all'epoca si diceva, un artista, uno che vuole iniziare. Sì, dove va? Roma cinema, Milano moda. Ah, certo. Parliamo di 30 anni fa. E tu sei andata a Roma? E io ho detto no, Roma, perché io volevo assolutamente iniziare questo percorso. Poi non è stato il cinema ad aprirmi la porta, è stata la televisione. Va bene, lo so. Va bene, sì, va bene, va bene. Allora, continueremo a parlare con la nostra Nina Soldano, anzi se le volete fare delle domande 348-7300-200 oppure proviamo anche 800-800-002 sì. live. Sì, Adesso c'è una canzone di un mio amico tedesco. Laura. Ah sì, sono bravi loro. Sì, si chiama Franz Ferdinand, Love Illumination o Love Illumination a Miracolo Italiano. Allora, ovviamente stiamo parlando di routine, secondo la legge di Murphy ce la siamo tirata ed è successo di tutto, per cui per tutto spezzare tranne la routine. Esatto, a tra poco con Miracolo Italiano. Miracolo Italiano, miracolo. Allora abbiamo Nina Soldano.
Sì, che è qua che stava abbiamo ballando. Abbiamo Nina Soldano a Roma con Fabio. La senti adesso? Mi sentiamo? Adesso. No, non la sento. Non allora, mi senti? Vieni, ma com'è che non mi senti? Ci deve essere un complotto. No, ma secondo, no, secondo me è perché deve stare vicino a te, ha sabotato. Secondo me il Ferrigno, sì, che è il personaggio, no? Che sì. Il mitico Riccardo Polizzi Carbonelli, secondo me mi sta facendo gli scherzi. Devi alzare un po' la voce anche, sì, però, Marina. Sì. Ma io sto... Marina, parlando, già no, l'ho no, parlato. Nina, ti prego. No, perché volevo parlare del tuo personaggio di Un posto al sole. Sì, che è Marina. Che è Marina. Sì. Allora, che è molto diverso da te. Stavamo proprio parlando, Laura, di questo. Che tra Nina e Marina, il personaggio che interpreta da 10 anni, esatto, a proposito di routine a Un posto al sole, c'è grande differenza. Perché Marina, spiegacelo un po', che tipo di donna è? Marina è una donna che ama il potere, che ama la bella vita, gioielli, tubini alla Audrey Hepburn, sandali gioiello, insomma una pantera, non sì, so, una magliatrice. Sì, sì, sì. Nina è un'inguaribile romantica, diciamo molto solare, molto... E bonacciona, non sì, so, una ragazza alla mano, esatto, diciamo, una ragazza la ragazza alla mano della porta accanto, ma insomma, ecco, quindi, no, insomma, e qui diciamo come carattere, certo, molto certo, semplice, lo vedo, guarda, e ti allora, assicuro che è una ragazza veramente da porta accanto, da porta accanto. Quindi ovviamente ci devo lavorare molto affinché allora, il personaggio non diventi una macchietta, ma e soprattutto cosa... perché stavamo parlando, Laura, sì, a proposito di routine, quando tu fai una soap come Un posto al sole per 10 anni, rischi effettivamente che diventi routine, nel senso che il personaggio ormai una volta studiato, ma il suo quello, personaggio invece è lei dice speciale, che il personaggio cambia sempre, sì, il personaggio no, a parte che io sono veramente di mio caratterialmente una passionale in tutto, non mi stanco mai e quindi per me ogni volta è un piccolo film che io vado ad interpretare. Perché poi di 10 puntate in 10 puntate, sì, il personaggio cambia, sì, no? Sì, ma anche prima, anche di 5, tra le 10 5, puntate. Perché è un personaggio dalle luci e ombre, e non è molto... è imprevedibile. Allora, cioè, è un, sì, è un po'... lavorare, perché mi non senti? È la classica... No. Sì, 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 ti sentiamo. Donna... Dici, ma dici, Laura. No, volevo sapere, appunto, siccome prima abbiamo parlato Nina con il nostro antropologo di fiducia che è Marino Niola, lui segue la serie, come tutti gli intellettuali hanno delle debole molto per delle serie, e allora diceva sì, insomma, che sei anche un po', è vero, una tremenda così, no, però che a volte è anche poi vittima delle sue azioni. Sì, Marina sì, perché poi è un'impulsiva, cerca sempre di aiutare gli altri, ma poi alla fine lei non l'aiuta mai nessuno. Ma sei stronza, insomma, scusatemi, il francesismo. Ma cosa hai detto? Ma è un francesismo, ma devi scusatemi dire cattiva. È una vera, insomma, mamma, nonna, insomma, diciamo che all'interno di questo personaggio particolare ho inserito un po' anche di te stessa, di me stessa. E a proposito di te stessa, ora noi ci fermiamo un attimo per un'altra canzone. Voglio sapere tutto, ma proprio tutto, sul fatto che ho letto che il tuo grande amore, Teo, sì, lo hai conosciuto su Facebook. Ah sì, vogliamo saperlo tutti. Voglio sapere com'è possibile che... Adesso lei è Erika Mu. Wow. Penso una canzone non a caso, Mettiti la maschera. Esatto. No? Sì. La nostra Nina si è messa, sì, la maschera di Marina, però poi quando si toglie la maschera c'è questo fatto che sei una ragazza a quel sapone, ma che mi va su Facebook e trovo un fidanzato che attenzione, la ama da 3 anni. Fabio, impara a fatti dire qualcosa. Poi ci dice, sì, intanto Erika Mu. Miracolo italiano, miracolo. Allora, sempre avvinghiata Fabio Canino, abbiamo nello studio di Roma la stalker personale di Fabio, Nina Soldano. Bellissima signora che è venuta proprio nella puntata della routine, esatto, dove abbiamo rotto la routine. Dove si è rotto di tutto. La senti parlare? No, la no, non la sento. Vicino, allora, vicino a te. Ritorna al mio microfono. Vieni. Avanti. Allora, abbiamo detto, prima di fermarsi un attimo per la canzone di Erika, che la nostra Nina, vivendo tanti giorni a settimana a Napoli, dove girano Un posto al sole... Diciamo che il mio weekend adesso è romano. È romano, però è tutta la settimana... Sì. E 3 anni fa lei ha iniziato a usare il computer e... Tutti mi prendevano in giro, dicevano, no, ma Nina devi usare il computer, come mai non hai una mail? E gli dico, no, io aborro queste cose, aborro. Vabbè. Sì. Morale, dicembre, febbre da cavallo, avevo 2 settimane di stop, come sì, tutti. Dico, ma sai che c'è? Ma io quasi quasi oso, vediamo un po' che succede. Compro il computer, sì, mi faccio ovviamente insegnare le prime cose perché ero veramente negata, niente, come me, certo. Sì.
E si è andata subito su una chat di incontri. No, no, ma come? Ma che chat di incontri? Ah no, dove l'hai incontrato? Su Facebook proprio? Su Facebook, nella home. A un certo punto vedo un papero, evidentemente un'amica che era legata a me, era amica di lui, ma non di cioè, sì, praticamente il fidanzato attuale era amico di un'amica di Nina, esatto, che l'ha messa in contatto con Nina. L'hai stradata. A un certo punto vedo questo link con un papero che era distrutto. Un paperino. E allora io in quel momento mi sono immedesimata e l'ho preso. L'hai preso tu? L'ho rubato. L'hai taggato? Sì. Esatto, allora ho detto no, ma non posso rubare una cosa. Pensa come sono pura. non posso rubare un papero. Non si rubano i paperi. No, quasi io. Io l'amicizia. Ma posso, sì. Posso prendere. Tu non avevi visto la faccia di Teo? Era papero. No. Allora a un certo punto vado, chiedo, lui cosa fa? Dice: no, non è possibile. Nina Soldano che chiede l'amicizia. Non è possibile. E invece. Sarà sicuramente qualcuna. Un che fake, ha messo. Certo. Esatto. E quindi dico. Sono stata un mese, sì. E guarda che sono io, vai. Non ci credeva, su, sì, succede. Wikipedia, che ne so, informati, sono io. Chiaramente non gli avevi dato il telefono, continuavate no, a parlare via Facebook. Nulla, e poi quando c'è stato invece proprio l'incontro? E poi ad agosto, sì, ci siamo trovati a Napoli, perché lui stava in Salento, stava facendo una vacanza, sì, in Salento. Io dovevo tornare a fare a la lavorare. Mia prova costumi, perché a settembre dovevamo registrare, certo. Dico, qual è la città comunque neutra dove comunque io mi sento protetta, sì, insomma, Napoli, se succedere qualcosa, certo, Napoli. E quindi lui dal Salento è venuto a Napoli, io da Roma, no, ci siamo incontrati, ha capito che eri tu, c'è stato quasi una settimana, ah, però e da lì altro che un posto al sole, però un posto all'ombra. Quel Fabio soldato. Sì, stai calmo, non lo sono calmissimo. Da Torino, sì, da Torino, ne attenzione, si è trasferito, cara Laura, si è trasferito a Roma, per, sì, oh, che bello. E io ho detto tu sei un pazzo. E sono tre anni che state insieme, anni che convivete, che bello. Dove però io sono pazza di lui è pazzo, è più piccolo di me. Vabbè, ma che c'è? No, io dico con grande orgoglio, ecco. Brava, perché Nina, brava. Vanno tanto, brava, i più piccoli, eh? Vanno tanto quest'anno, mi si portano tanto. Io sono molto felice di aver avuto la nostra Nina, sì, come è già finita. È praticamente finita, le cose belle però finiscono presto. Però puoi stare presto lì appiccicata a Fabio, ah, se sì, vuoi. Guarda. Stai tutto il giorno con me qua, io non mi muovo. Allora, ricordiamo, sì, un posto al sole tutte le sere. Da lunedì al venerdì alle 20:35 circa su Rai 3, un posto al sole vi tiene compagnia anche d'estate. Anche d'estate, non vanno in vacanza. No, fino al 9 di agosto. Bravi. Che bello. Si è in, come dire, in video. In video. Allora ci si rivede a settembre. Grazie tante, grazie davvero Nina di essere stata con noi. Grazie a te. Capisci bello Laura? Bello, me lo registri Luca, ridillo, Fabio Canino è bello come il sole. Fabio Canino è bello come il sole. Grazie. Allora lo chiamiamo un posto al sole. Grazie, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Allora Fabio, sì? Noi adesso facciamo, sì, un attimo di pausa perché io sono sudata. Ti c'è dico l'onda la mia verde, ecco, c'è l'onda verde importantissima mi in questo periodo. In acqua. E poi torniamo per la parte finale di Miracolo Italiano su Radio 2. La Rai TV non ci sopporta più. Ma per forza, per amore ci dovrete mandar giù.